Segnale Wow, questo è il nome dato ad un forte segnale radio a banda stretta che fu rilevato dall'astronomo Jerry Eman il 15 agosto del 1977 mentre lavorava al progetto di ricerca di vita extraterrestre SETI con il radiotelescopio Big Ear dell'Ohio State University. Le caratteristiche del segnale lasciarono intendere una provenienza esterna alla Terra e al Sistema Solare. Il segnale fu ricevuto per 72 secondi corrispondente alla finestra di osservazione del Big Ear e non fu mai più rilevato. Per messaggi alieni, che cosa si intende? Si intende il rilevamento di frequenze esterne al nostro pianeta. E chi si occupa di questa attività attiva e passiva è il SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, che non è altro che un programma che ricerca forme di vita così evolute da riuscire ad inviare segnali radio nel cosmo o a riceverli. Ebbene, tramite il programma SETI attivo, il SETI si occupa anche di inviare segnali della nostra presenza nell'universo ad eventuali altre civiltà, scelta super criticata per esempio dall'astrofisico Stephen Hawking, che ha reputato pericolosa tale attività, il perché potete immaginarvelo. Per ovvie ragioni, date dall'immensità del cosmo, non sono molti gli episodi che vedono protagonisti segnali provenienti dallo spazio, ma oggi, cari signori, vi andrò ad esporre una questione che in queste ore sta facendo letteralmente impazzire gli scienziati di tutto il mondo. Vorrei però riportarvi un secondo alla mente le news di gennaio 2021 così da avere la mente preparata a ciò che verrà esposto. Un'anomalia bella grossa, infatti, è stata rilevata nel gennaio del 2021 e proveniva proprio dalla stella successiva al nostro Sole, ossia da Proxima Centauri, dalla quale riuscimmo a captare un raggio di onde radio piuttosto ambiguo. Vorrei ricordarvi la prima pagina del New York Times di gennaio 2021 che recitava: era una chiamata degli extraterrestri? E questo venne effettivamente chiesto perché la stella di Proxima Centauri ha effettivamente un pianeta nella sua fascia abitabile, non troppo lontano né troppo vicino, e parliamo di Proxima Centauri B, un cugino della Terra con un ESI dell'87%, cari signori. L'ESI è il grado di similarità terrestre e nel video che realizzai chiesi: è un caso che l'anomalia proveniva direttamente da quella zona? Ecco, ragionateci. Ma non è il solo che nel gennaio del 2021 si è fatto vivo, perché a ripetizione gli scienziati hanno captato un segnale che proveniva dal centro della nostra galassia. Qualche giorno fa il misterioso segnale si è rifatto vivo e la domanda è stata: cosa diventa improvvisamente luminoso nel cielo, invia segnali radio casuali e poi scompare per mesi? Direttamente dal The Astrophysical Journal, una pubblicazione ufficiale, riferisce che niente di più strano è mai stato osservato e viene scritto nero su bianco che la cosa porta gli scienziati a pensare che possa trattarsi di un nuovo oggetto celeste mai osservato prima, anche se i dubbi sono ancora parecchi. Il team ha rilevato per la prima volta il segnale durante la scansione del cielo con il radiotelescopio australiano ASCAP, ASKAP, nell'entroterra dell'Australia occidentale. La coautrice dello studio, Tara Murphy, dell'Università di Sydney, ha clamorosamente riferito che il segnale è apparso altre 4 volte di seguito in un paio di settimane, che non hanno la minima idea di che cosa si tratti. I punti chiave della discussione a livello globale sono i seguenti. Gli astronomi hanno rilevato uno strano segnale radio 7 volte in 9 mesi utilizzando il telescopio ASCAP in Australia. Il segnale è stato rilevato anche dal telescopio Meerkat in Sudafrica, dando alla faccenda una clamorosissima prova del 9. Gli astronomi non sono sicuri di che cosa abbia causato il segnale, ma pensano che potrebbe provenire da un raro gruppo di oggetti misteriosi mai osservati prima. E tra un po' ci arriviamo. Sono dell'opinione che noi, cari amici, ancora del cosmo non ne sappiamo granché. E queste discussioni avvalorano le mie affermazioni. E se vogliamo parlare di probabili civiltà aliene, che cos'è che scientificamente parlando avvalora forse, e ripeto forse, tale tesi? Ve lo spiego subito. È la velocità con cui appare e scompare il segnale. È stato detto testualmente dalla coautrice dello studio Tara Murphy dell'Università di Sydney che qualsiasi cosa sia è rilevabile per giorni o settimane alla volta e poi altre volte può accendersi e spengersi in un solo giorno, il che
è estremamente veloce per un oggetto astronomico. In poche parole, il segnale proviene e cessa di esistere troppo velocemente per essere un oggetto astronomico e di conseguenza capirete bene che gli scienziati in giro per il mondo stanno cominciando a fare 2 più 2. Ma non solo la tempistica è casuale e troppo veloce per ciò che conosciamo, ma inoltre il segnale può variare in intensità, diventando addirittura 100 volte più luminoso nello spettro radio, e quando si identificano robe del genere, che siano segnali o altro, analizzando lo spettro radio, c'è da andare per esclusione in merito ai dati di cui siamo già in possesso. E difatti, ancora più stranamente, le onde radio sono allineate in una direzione che ruota mentre il segnale viaggia attraverso l'universo nella nostra direzione. Questo, ha detto la professoressa Murphy, esclude quasi tutti gli oggetti astronomici di cui siamo a conoscenza, e di conseguenza, se vogliamo, si è acceso un bel giallo in astronomia, perché, anche se non significa che tutto ad un tratto abbiamo rilevato gli alieni, ci sono indicazioni valide nei confronti di qualcosa di strano e soprattutto di mai osservato prima. Nei mesi successivi alla scoperta iniziale, il team di ricerca ha esplorato una serie di opzioni cercando di capire quale fosse la fonte del segnale e hanno ristretto il campo di possibilità a 3 opzioni. La prima opzione da prendere in considerazione era una pulsar, ossia il cuore in rapida rotazione di una stella morta che invia regolarmente impulsi di energia molto veloci come un orologio. E a questo punto il team si è rivolto al Pirks Radio Telescope, famoso proprio per il rilevamento delle pulsar, ma sorprendentemente non ha trovato nulla che potesse identificare la fonte e quindi non era una pulsar, perché a detta degli scienziati non c'erano impulsi veloci rivelatori. Inoltre i telescopi spaziali non hanno trovato oggetti nell'area circostante che mettessero luce nella gamma dei raggi X o infrarossi che indicherebbero che la fonte era effettivamente una pulsar o un altro tipo di stella morta in rapida rotazione nota come magnetar. Non trovando nessunissima conferma in questo senso, allora, per vederci chiaro, sono andati al radiotelescopio Meerkat in Sudafrica, che può rivelare non solo gli impulsi ma anche acquisire immagini di segnali. Non hanno visto nulla per 3 mesi e poi nel febbraio di quest'anno hanno rilevato un singolo segnale forte quasi quanto il segnale originale e ne hanno acquisito i dati e le immagini prima che scomparisse nuovamente. E quelle che state guardando sono le immagini ufficiali del radiotelescopio Meerkat in Sudafrica, che hanno ripreso le immagini dei segnali. In alcuni frame è presente e in altri no, perché puntualmente e in modo caotico scompare. Che si tratti sul serio di un messaggio proveniente dal centro della galassia? Se sì, chi lo ha inviato? La seconda possibilità che il team ha esplorato era che il segnale potesse provenire da un enorme bagliore di una stella, ma anche in questo caso la dottoressa Murphy ha detto che se così fosse avremmo dovuto poterlo osservare anche tramite la luce visibile, e così non è stato. L'oggetto era completamente invisibile, è visibile soltanto osservandone lo spettro e captandone i segnali radio che invia. E a questo punto gli scienziati hanno escluso le 2 ipotesi più plausibili, ossia le pulsar o un bagliore stellare. L'ultima possibilità nota è che si tratti di un cosiddetto Galactic Center Radio Transient, in italiano bruttamente traducibile in transiente radio del centro galattico, o in inglese, semplificato, in BARPER. Ossia oggetti che creano una sorgente radio a bassa frequenza esplosiva, e dal 98 ad oggi, osservando il centro galattico, ne sono stati osservati pochissimi, si contano sulle dita di una mano. Il fatto è che se anche si tratta di un'ipotesi, non riescono ad attribuire agli strani impulsi rilevati una denominazione finale. In poche parole, non sanno di che cosa si tratta. Ogni singolo transiente radio del centro galattico, spiegano, ovvero ogni singola anomalia che è stata scoperta, è leggermente diversa, mentre alcuni emettono impulsi regolari di onde radio, altri no. Tutte le proprietà di questo oggetto sono leggermente diverse fra di loro e di conseguenza risultano questioni molto difficili da determinare. Sebbene siano tutti raggruppati nella stessa categoria, non ne sappiamo abbastanza per dire che sono correlati, ha spiegato Tara Murphy. E inoltre, cari signori, non hanno nemmeno i dati per affermare che si tratti di questo. Le 3 ipotesi, 2 escluse sicuramente la terza in bilico, sono tutte state proposte in modo ipotetico sulla base di una drastica assenza di dati e quindi per ora possiamo tranquillamente parlare di segnale cosmico non identificato. Le missioni radio sono comuni nell'universo, quindi non c'è da
allarmarsi più di tanto. Sono generate da qualsiasi cosa, da pianeti e stelle, da oggetti esotici come pulsar e buchi neri e dalle galassie. In questo caso l'ipotesi scientificamente più plausibile e coerente è che si tratti effettivamente di un qualche oggetto sconosciuto che emette onde di energia occasionali e in modo ripetitivo. Non si conoscono ancora questi Galactic Radio Transient, ma sicuramente sono oggetti che emettono energia in maniera intermittente. E anche se non ci sono ancora abbastanza dati per affermare che si tratti di ciò, su base puramente ipotetica, volendo speculare in merito alle varie ipotesi, possiamo farci un'idea. Il fenomeno osservato è più unico che raro. Solo altre due volte sono stati osservati questi transienti e con i radiotelescopi di nuova generazione, a detta degli studiosi, riusciremo ad identificarne molti altri, così da raggrupparli, classificarli e capire finalmente che cosa sono. Un gruppo di ricerca del Naval Research Laboratory, ossia del Laboratorio di Ricerca Navale degli Stati Uniti, un ente governativo quindi, ha rilevato emissioni transitorie da alcune fonti nel 98 mentre studiava il centro galattico. Hanno quindi iniziato a monitorare la regione in modo specifico alla ricerca di sorgenti transitorie e hanno rilevato 5 lampi di onde radio, questo nel 98. I 5 lampi erano di uguale luminosità, ciascuno della durata di 10 minuti e si verificavano ogni 77 minuti. Cosa provochi queste anomalie radio transitorie? Rimane un mistero. È curioso comprendere che spesso nei radiotelescopi, nei gruppi di ricerca, negli enti governativi, né tutti i miliardi di questo mondo impiegati nella ricerca riescono a dare una spiegazione a determinati fenomeni. È affascinante come cosa, perché conferma nuovamente che noi dell'universo ancora non sappiamo niente e ciò, a detta mia, è stimolante. Spostati nella sezione commenti e fammi sapere che idea ti sei fatto. Commenta che poi passo e leggo. Per oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like. Non vivere di indifferenza e lascia un like a sostegno del mio lavoro. Se sei nuovo e ti interessi i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Addio!